come ogni primo giorno torna la classica giornata dedicata al dolce più squisito e caratteristico del Salento, il pasticciotto, che per un giorno abbassa il suo già popolare prezzo, la simbolica cifra di 60 centesimi. Un'iniziativa fortemente voluta dalle associazioni di categoria che hanno coinvolto le principali pasticcerie del territorio in questa iniziativa. Noi siamo andati al Bar Yvonne, uno dei più noti della città, che oltre ad aver abbassato il prezzo delle sue delizie di pasta frolla, ha anche scelto di donare i propri prodotti all'associazione Angeli di Quartiere, che ha provveduto a distribuirli alle famiglie disagiate. Ma guarda, già dopo l'anno scorso è stato un bel successo, una giornata proprio dedicata alla rinascita, diciamo, per il lavoro dopo la pandemia, che ci ha costretto alla chiusura. Quest'anno ancora di più, perché ho visto pure molte adesioni anche a livello nazionale, addirittura in Brasile, sta prendendo piede. Grazie anche agli organizzatori e a tutti gli sponsor, è una bella iniziativa. Perché le persone dovrebbero scegliere il tuo pasticciotto? Perché ci vogliono bene prima di tutto, poi a lor dire sono buoni, quindi... Ovviamente giusto il tempo di arrivare in redazione e ci abbiamo fatto colazione.